Ci risale a tutti gli ascoltatori di Pianeta B. Questa volta ai nostri microfoni abbiamo una grandissima doppiatrice che è Jasmine Laurenti, con la quale faremo una bella chiacchierata. Buonasera, Jasmine. Buonasera a tutti gli ascoltatori della radio web Pianeta B e un abbraccio ovviamente collettivo. Grazie. Intanto grazie anche per la disponibilità, per averci concesso questa intervista. E possiamo iniziare già con le domande? Certo. Benissimo, allora la più classica, quella che sicuramente fanno, le avranno già fatto e fanno tutti, è come è cominciata la sua avventura nel mondo del doppiaggio? È stato un giorno in cui mi trovavo in uno studio di registrazione del Triveneto in cui facevo la speaker e facevo anche la cantante, perché all'epoca mi dilettavo a prestare la mia voce ai jingle delle radio nascenti e anche dei network che cominciavano ad affacciarsi. E mentre ero lì sulla scrivania, nell'ufficio della persona che si occupa della contabilità, ho trovato una rivista aperta su un articolo interessante che parlava proprio del doppiaggio. E la segretaria, dell'epoca, Marina, me lo ricordo ancora, si chiamava questa ragazza stupenda, dai capelli rossi, simpaticissima, mi fa: Jasmine, guarda! E io: che devo guardare? Ma non vedi cosa c'è scritto? Ma non ti piacerebbe? Secondo me questa cosa potrebbe fare al caso tuo. Ho letto l'articolo, parlava di un corso di doppiaggio organizzato dal Centro Teatro Attivo di Milano. Era l'anno 1987. Prendo il cellulare intanto e lo metto in modalità aereo mentre continuo a raccontare la storia. E quindi nel 1987, mese non me lo ricordo, decido di semplicemente provare l'avventura. Ho preso contatto con il CTA di Milano e mi sono iscritta al corso di doppiaggio, un po' alla cieca, non sapevo che cosa avrei trovato. Fin da piccola io desideravo tanto una cosa, desideravo realizzare il mio sogno di fare l'attrice, e siccome in famiglia non mi era stato dato molto spazio in questo senso, né mi si è presa molto sul serio, ho cercato una soluzione di compromesso. Ho detto: ok, per far contenti tutti e far contenta anche me, cerco una soluzione che mi consenta di recitare nei panni di qualcun altro, rimanendo un po' nell'ombra, rimanendo dietro le quinte. Così è andata, né più né meno. Ed è iniziata un'avventura meravigliosa che, insomma, continua ancora per quel che riguarda il doppiaggio, limitatamente poi alle produzioni importanti in cui mi si chiama perché io sono la voce storica, come è stata l'ultima occasione per il film d'animazione di Ryo Saebe, Kaori Makimura, Private Molto, molto bella come storia, è anche abbastanza originale. Di solito, chi, almeno i doppiatori, di solito dicono che comunque volevano appunto dare la voce ai personaggi, cose di questo genere. E invece è proprio una storia un po' diversa, una storia originale, bello, mi è piaciuta molto. Grazie, è originale e ti voglio dire anche un'altra cosa. Il mio primo amore Sì. è stata la radio. Io ero piccolina, la radio è entrata in casa ed è stato amore a prima vista. Era l'anno 1979 quando ho preso la mia bicicletta e su una strada che ricordo ancora come la strada del pericolo, perché era sostanzialmente un'unica strada disponibile dove scorrevano anche mezzi pesanti e non c'era il marciapiedi, non c'era spazio per le biciclette, non c'era la pista ciclabile. Quindi io mi facevo volentieri 15 km all'andata e 15 al ritorno pur di andare a trasmettere alla radio. Lei è stata sicuramente il mio primo amore. Il tutto è iniziato così. Poi è arrivato anche il Fantastica, doppiaggio. fantastico. E allora, tra i tanti personaggi da lei doppiati, io adesso le chiedo intanto quale o quali sono, a seconda, quelli che le sono piaciuti maggiormente doppiare. Partiamo dagli inizi. Allora, dagli inizi, il primo forse è stato Maria di Cantiamo Insieme. Bello. Perché mi affascinava sta ragazzetta così pura, così montanara, così. Mi
Beh, insomma, il personaggio poi si sa, è quello interpretato da Julie Andrews in Tutti insieme appassionatamente, quindi ha una lunga storia. Sì, sicuramente lei è stato il mio primo, tra virgolette, amore come personaggio doppiato, a cui è seguito, passiamo proprio di palo in frasca, Montana Max nei Tiny Toons. La famosa produzione spielbergiana dove interpretavo il nipotino del miliardario baffuto che sorvegliava il suo deposito, un po' alla Paperon de Paperoni, insomma, ero un ragazzino antipaticissimo, io mi sgolavo come una matta perché dovevo sforzare la voce a mille, ma mi divertivo tantissimo, quindi Montana Max. Poi sono arrivati via via altri personaggi, elencarli, mamma mia, sono stati così tanti. Forse lei più, come dire, più alla mente più fresca, la memoria più fresca della mia, perché si sarà informata riguardo al mio curriculum prima di intervistarmi. Ma io ne ho fatti così tanti che ho bisogno di una mano per ricordarmeli tutti. Effettivamente sì, sono tanti. Anche Irma delle Tartarughe Ninja è stata molto divertente da doppiare. Anche la piccola Emily che aveva un dentino solo in Beethoven, amore. Anche lei è stata molto divertente da doppiare, sì. Sì. Ecco, parlando di emozioni, qual è il personaggio che l'ha emozionata di più? C'è un personaggio che mi ha emozionata tantissimo e però non è un cartone animato. Non è un cartone animato, è un personaggio che si chiama Dinah Marler, interpretato via via da attrici diverse a cui venivano offerti, si vede, contratti più prestigiosi in campo teatrale, quindi sparivano e venivano sostituite. Ma c'è stato un momento in cui la mia Dinah era interpretata da Wendy Moniz. E lei era un tipo drammatico, dove veramente a ogni turno io mi portavo, letteralmente, non ho qui da farvi vedere, ma immaginatevi un pacchetto di Kleenex, me li portavo sistematicamente al leggio, perché era sicuro che avrei pianto con lei. Avrei, tra virgolette, un po' sofferto con lei, perché erano cose che io stavo vivendo nella mia vita, parallelamente. Era come se... gli sceneggiatori si fossero messi d'accordo con il Padre Eterno, perché prendevano nota di quello che io stavo praticamente vivendo nella mia vita personale e lo stavano portando in scena sotto forma di storia in The Guiding Light, che poi sappiamo, no? È una delle soap opera più famose, la più longeva forse, partita dalla radio addirittura con la Procter & Gamble sponsorizzata, soap opera perché era la pubblicità del sapone e c'erano i predicatori protestanti che si alternavano a farle il predicozzo domenicale tra una puntata e l'altra, quindi insomma ha passato una storia incredibile. Questo personaggio è sicuramente il personaggio... uno dei personaggi che mi ha emozionato di più. Poi un altro che mi ha emozionato tantissimo è stato anche un personaggio di un film, credo fosse Annie Parker, esattamente, la storia di una signora che è vissuta veramente, che ha lottato contro il tumore per tanto tempo e ha vinto, ha sconfitto questo male, l'ha sconfitto brillantemente, oggi lei gira il mondo sensibilizzando le donne riguardo al tema importantissimo della prevenzione. Certo, ecco, anche quella è una storia che mi ha commossa, mi ha veramente commossa moltissimo. Ha toccato profondamente. Molto, molto. E invece quale personaggio le ha creato più difficoltà a livello interpretativo o anche a livello vocale? Beh, a livello vocale... creano difficoltà i personaggi che si allontanano dal tuo range vocale. A volte mi è capitato di dover interpretare dei personaggi che secondo me mi sono stati dati un po' sulla fiducia, ma che in realtà non sentivo completamente miei. E proprio perché non ho sentito completamente miei, li ho dimenticati. Ecco. Non saprei dire quali siano. Cioè non ci sono più, li ho cancellati dalla mia memoria, quindi andate per esclusione poi alla fine dell'intervista, tenete quelli che ho nominato e gli altri, probabilmente sono giusto quelli che io
ho ritenuto faticosi sotto il profilo dell'interpretazione vocale. Tutte le cose che non sono buone nella vita, per qualche motivo, forse un meccanismo buono di rimozione che noi tutti esseri umani abbiamo, li ho rimossi, li ho dimenticati. Meccanismo di difesa dell'io. Ecco, sì, se vogliamo chiamarlo meccanismo di difesa delle corde vocali, prima di tutto, e poi meccanismo di difesa forse laddove ci siano dei caratteri che sono completamente diversi dal nostro. Per esempio, se io sono una persona positiva e cerco di trarre il meglio da ogni situazione, laddove mi dovesse capitare di interpretare un personaggio che reagisce nel modo opposto, ok, accetto il gioco e per un attimo ci sto ad entrare nel personaggio, anche a, tra virgolette, immedesimarmi, perché si entra un po' nelle scarpe di un'altra persona, si fa proprio pulizia del proprio ego per lasciar posto all'altra identità, ma non si resiste a lungo, cioè il tempo di un turno, dopodiché si dice ciao. Certo. È stato bello trovarti, ma è stato altrettanto bello salutarti, ecco. E anche qui, ecco, qui ho un ricordo molto vago di un personaggio di un cartone giapponese dove c'era una bambina, di cui ovviamente non ricordo il nome, con un papà tremendo, violento, che beveva e allora picchiava i figli, tornava, ma una roba che non si poteva vedere. Infatti io mi chiedevo, ma perché sono qui? E lì forse mi sono fatta qualche domanda, quando poi mi sono risposta e mi sono detta sta a sentire, cioè non credo sia dopo tutto indispensabile guadagnare tanto sotto il profilo finanziario per poi tornare a casa di umore non tanto buono, cioè soprattutto perché hai doppiato, hai contribuito, hai dato il tuo contributo personale a far sì che ci sia in giro, in televisione, da qualche parte, non si sa, in replica magari anche, un cartone che non è educativo, non trasmette un messaggio ai positivo. Giovani, ai bambini, che sia positivo, educativo, costruttivo. E quindi, ecco, quello è stato un cartone animato doppiato forse agli inizi della mia carriera, ricordo benissimo anche chi dava la voce al papà, era Salvatore Dandolina. E forse il mio fratellino era doppiato, forse, non ricordo benissimo, ma poteva essere Davide Garbolino, perché all'epoca eravamo più o meno le voci che si alternavano, forse sì, era proprio lui. Insomma, piangevamo dalla mattina alla sera, una tristezza. Così, sì, proprio una cosa pietosa. Ok, prossima domanda. Sì, ecco, il personaggio invece in cui si è riconosciuta maggiormente. Il personaggio in cui mi sono riconosciuta maggiormente è stata Dinah Marler, appunto in quel periodo. Quindi siamo sempre lì, ma solo ed esclusivamente perché gli sceneggiatori per qualche ragione spiavano la mia vita privata e scrivevano, e io trovavo sul leggio il copione della giornata che avevo appena trascorso. Beh, ma può aver avuto un, come si può dire, un risultato catartico interpretare questo personaggio. Una cosa liberatoria interpretare. Molto, Laura, molto. È stato super catartico. Grazie per avermelo ricordato. È stato molto, molto, molto utile, perché era come se riuscissi a, diciamo così, come la persona, no? Che va in palestra, suda, le tossine vanno, poi si fa la doccia e si torna nuovi. Era una cosa più o meno così. Una palestra dell'anima, ecco, quindi buono, buono tutto. Più che altro perché vedendolo magari dall'esterno, su uno schermo, non so, di solito quando si riesce a prendere anche distanza o distacco da quello che stiamo vivendo, poi alla fine riusciamo ad affrontarlo diversamente. Ma lei vedo che è di una profondità non comune. Assolutamente vero, confermo tutto, Laura. Confermo che era una sorta di psicodramma distaccato dove in qualche modo riuscivo a prendere le distanze anche da me stessa e a volte anche a riderci su, perché dicevo non è possibile. Beh, quindi insomma alla fin fine è stato anche un bene essersi trovati nella propria super strada a questo personaggio. Super, io ho sempre adorato Dinah Marler e per me andare a doppiarla era tutto sommato anche semplice, perché ero io. Ecco,
Vabbè, quindi proprio un legame molto Un forte. legame molto forte che si sarebbe rotto comunque perché poi le nostre strade si sono divise, non solo perché gli Certo. sceneggiatori hanno deciso di mettere fine, insomma, non loro, ma chi produce tutto quanto, insomma, la soap opera non esiste più, quindi si può ancora vedere Certo. qualcosa, forse, non so se esiste ancora qualcosa online, in streaming, non ne ho idea. E invece il personaggio più lontano da lei caratterialmente? Può essere stato sicuramente un personaggio di cui ho rimosso il ricordo ancora una volta, perché si rimuove tutto ciò che non fa piacere o comunque non rimane particolarmente impresso, è magari un tipo di persona che conduce un tipo di vita completamente diverso dal mio, non lo so. Non so, io provo ad azzardare. Per esempio, Azzardiamo. c'era un personaggio, Ilaria, di Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, che era la ragazzina antipatica che metteva sempre i bastoni fra le ruote alla Orribile, grazie, protagonista, grazie per aver. Ricciolina, mora, castana. Guardi, la ringrazio Laura per aver risposto alla domanda al posto mio. Ilaria di Un fiocco per cambiare, un fiocco per sognare. Questa è probabilmente la, diciamo così, l'identità meno sentita, meno partecipata, meno condivisa nel momento in cui le ho prestato la mia voce. E Sì. invece un personaggio che le sarebbe piaciuto doppiare? Se Emanuela Rossi non l'avesse doppiata già in modo super, mega, fantastico e meraviglioso, Trinity di Matrix. Ah, ecco. Bene. E quindi insomma, una cosa che è emersa anche dalle sue risposte a queste domande, il doppiaggio è un mestiere che noi possiamo definire camaleontico, perché comunque nell'arco di una stessa giornata voi fate diversi turni, se non ricordo male sono 3, massimo 4 turni a giornata, e Questo quindi in ogni turno cambiate personaggio e personalità anche alle volte. sì, in teoria, se ci sono i 3 turni e ci sono 5 giorni alla settimana pieni di turni, questo succede, è vero, lo confermo. Ho vissuto per tanti anni questo tipo di vita, poi pian pianino le cose si sono un po' stemperate. Io ho fatto anche una scelta molto importante, perché a un certo punto della mia vita, e posso datarlo intorno all'anno 2000, pressappoco, io ho avuto una sorta di esperienza mistica importantissima che mi ha reso più sensibile riguardo all'obiettivo che mi stavo ponendo doppiando e facendo il lavoro che stavo facendo. Cioè, se l'obiettivo non era quello soltanto di essere una bella voce tra belle voci in Italia, e di essere una bravissima doppiatrice, tra altri bravissimi doppiatori in Italia. Qual è lo scopo per cui sono qui alla fine? Allora, quando ci si pone una domanda un pochino più profonda, ecco che tutte le, diciamo, i tassellini della vita devono cambiare posizione, non possono rimanere lì dove sono, no? E quindi in quel periodo io mi stavo facendo queste domande. E ero arrivata alla conclusione che non ero più disposta a doppiare un cartone animato o un film, a meno che non avesse un contenuto che per me potesse essere educativo. Condivisibile. Bravissima. Cioè mi dicevo, io non sono mamma, non sono diventata mamma fisicamente, ma mi immagino come quella voce che accompagna per mano i bambini a crescere e a diventare adulti. Ma che messaggio sto contribuendo a diffondere con la mia voce? Questa era la mia domanda. E allora, rispondendomi onestamente, cioè ho cercato di darmi la risposta più onesta che potevo, ho dovuto tagliare molte cose, quindi 3 turni al giorno sono diventati un turno. Un turno oggi, un turno domani, 2 turni dopodomani. E così, insomma, quindi certo ho rinunciato a una grande mole del mio lavoro, ho rinunciato a una lauta parte della mia retribuzione, ma per me era più importante guardarmi allo specchio e dirmi, sai che c'è? Sono coerente con me stessa. Sì. Certo, sentirsi bene con se stessa. Ma invece come vive questa camaleonticità, cioè questo doversi trasformare in vari personaggi? Meraviglioso. Io non ho mai sentito in questa camaleonticità una sorta di difficoltà. Per me è sempre stato un misurarmi con me stessa in situazioni diverse, perché alla fine
anche se metti da parte te stesso per abbracciare il personaggio, bla bla bla, e tutte le cose che ci siamo detti finora, è anche vero che sei tu, cioè sei sempre tu, la voce attraversa il tuo apparato fonatorio, quindi sei tu al leggio, sei tu che respiri, sei tu lì in piedi, è la tua carne che vive quell'esperienza, e quindi è un'avventura, torni a casa e hai vissuto due, tre vite diverse, meraviglioso. E quindi io mi ricollego alla prossima domanda, che è: la Jasmine Laurenti dentro e fuori la sala di doppiaggio, quanto c'è di lei nell'interpretazione dei personaggi e quanto resta dei personaggi in lei nella vita quotidiana? Dipende da quanta empatia si crea nel momento in cui si è in sala di doppiaggio e si ascolta in silenzio il personaggio respirare. Questo vale sia per i cartoni che per gli umani, ma particolarmente per gli umani per quanto mi riguarda. Cioè, per me il rituale obbligatorio, cosa che poco spesso purtroppo si fa in questi ultimi tempi, è l'ascolto in religioso silenzio. Cioè una persona deve rimanere proprio, il doppiatore deve essere in ascolto del personaggio, entrare proprio nelle sue fibre, nel suo carattere, nella situazione, nel contesto che sta vivendo, nella sua psicologia. Certo. Addirittura la voce, oserei dire questo, la voce che ne scaturisce è una conseguenza di tutto questo lavoro, di silenzio, di fatto in silenzio, ascoltando e basta il personaggio esprimersi, parlare, muoversi, fare quello che fa sullo schermo. Quindi nel momento in cui tu abbracci il personaggio e lo fai tuo, avviene una sorta di compenetrazione, perché sei sempre tu comunque, no? Quindi gli devi far spazio dentro di te in qualche maniera. In quel momento magico si crea un collegamento, ok? Là dove si crea un collegamento e dove risuonano in te delle parti che vibrano alla stessa frequenza, a cui vibra quel personaggio, in quei punti di contatto, Jasmine è nel personaggio. È un lavoro meraviglioso quello che fate. Ti parlo per me, io non so se per i miei colleghi sia la stessa cosa, per me è stato così per lungo tempo, nel senso che ho dedicato 30 anni della mia vita al doppiaggio e è questo, per me è questo, è la rinuncia a voler dire la propria, a voler dirla un po' con la tua voce, come la diresti tu. No, non può essere così. Altrimenti non sei a servizio del personaggio, sei a servizio di te stesso, che ti fai un giretto nelle scarpe di un altro, ma non è la stessa cosa. Cioè ascoltare un personaggio è un'altra cosa, è prendere nota mentalmente e col cuore di quelli che sono i suoi ritmi, i suoi respiri. Ma caspita, cioè il tuo ritmo cardiaco deve essere il suo alla fine. Capito? Io non sono mai riuscita a doppiare un personaggio e a non calarmi totalmente. Ti dico, se dovevo piangere, piangevo davvero, e se dovevo ridere, ridevo davvero. Fantastico. Questo è stato per me il doppiaggio. Altrimenti non aveva senso, era un voiceover dei reality, ma è un altro mondo. Il doppiaggio vero è un'altra cosa, e ti voglio dire anche un'altra cosa che mi sono sentita dire da qualche direttore di doppiaggio. Jasmine, basta, se no li viziamo. Cioè, sei troppo brava, basta, li viziamo. Perché? Perché riuscivo anche nel reality di turno a essere troppo generosa, forse. Quindi nel voiceover dovevo limitarmi a una cosa più semplice. Ecco, tutta qui. Comunque, certo. Ecco, per risponderti, Laura, per sintetizzare, laddove c'era proprio un contatto di energia, un contatto energetico, come se una sorta di risonanza, ecco la legge di risonanza, laddove risuonavo col mio personaggio, ecco lì posso dire di aver dato una parte di me al personaggio mentre lo doppiavo. Seconda parte della domanda, vai. Quanto resta dei personaggi doppiati nella sua vita quotidiana? Beh, credo valga la stessa cosa un po', perché anche i personaggi mi hanno dato qualcosa. Parlavamo prima di Dina Marler, sicuramente il fatto di vivere per interposta persona un qualcosa che stavo vivendo in prima persona mi ha aiutato un po' a prendere le distanze, a sdrammatizzare forse, a
essere più obiettiva anche, avere un altro punto di vista più distaccato, quindi sicuramente i personaggi possono donarti qualcosa e quello che ti donano dipende anche dal contesto in cui si muovono, perché se vivono una storia che ha un messaggio e questo messaggio tocca le corde più profonde del tuo cuore, è fatta. Ho capito. Parliamo adesso di un personaggio in particolare al quale siamo praticamente tutti molto affezionati e che abbiamo conosciuto sugli schermi per essere un personaggio molto energico, molto coinvolgente, ecco, se vogliamo. Però ci piacerebbe anche conoscere questo personaggio attraverso gli occhi di chi le ha dato l'anima italiana, e parlo di Kaori Makimura alias Creta in City Hunter. Kaori Makimura è un'istituzione ormai, chi avrebbe mai immaginato che questo cartone innanzitutto avrebbe avuto il successo che ha avuto? Mentre magari un tempo poteva anche capitare che i doppiatori doppiassero la stessa, che almeno che erano presenti nella stessa scena, doppiassero insieme in sala, poi man mano il doppiatore entra da solo nella sala di doppiaggio, fa la sua parte da sola che poi viene mixata con le parti degli altri personaggi, quindi non c'è più, diciamo, questo incontro all'interno della sala. Beh, nel caso di City Hunter non c'è mai stato questo incontro, mai, io non sapevo chi fosse Guido. E lui non sapeva chi fossi io, semplicemente non eravamo presenti in sala, quindi martellate a vuoto e arrabbiature a vuoto. Poi c'è questo aspetto, se tu organizzi i turni molto corposi con un doppiatore alla volta in sala che interagisce con il coprotagonista, chi ha doppiato per primo traccia la strada e quindi si basa sul personaggio in video in originale per colorire la voce o per le sfumature. Chi arriva dopo, cioè il coprotagonista, il doppiatore che arriva dopo di te in sala da solo, deve basarsi sul già registrato, quindi ha non solo l'originale ma anche dall'altra parte in cuffia la voce italiana del doppiatore che c'è stato prima di te. Quindi è un bel match. Certo, è un vantaggio questo. Ci si intona, ci si deve intonare. Certo. E visto che ha citato anche l'uscita del film nelle sale, com'è stato ritrovare Kaori Makimura dopo diversi anni? È cambiata in qualcosa oppure era sempre la stessa? Sempre la stessa. È sempre la stessa Kaori, non è cambiata nel senso che è come cristallizzata in una bacheca. Lei è splendida nel suo essere innamorata perdutamente di questo uomo che anche la ricambia perdutamente, ma non è riuscito ad ammettere il suo amore, anche se alla fine del film devo dire che c'è stato un momento in cui Rio dice una frase specifica, insomma, adesso non ricordo le testuali parole, ma tipo tu sei la donna più importante della mia vita, insomma, quindi bisogna vedere poi se è stato tradotto fedelmente il giapponese o se l'adattatore l'ha un attimo sistemato, io questo non lo so. Lei uguale a se stessa, identica. E ovviamente per me è una gioia, perché sono entrata in sala con una consapevolezza nuova di avere 20 anni di più, di essere io un'altra persona e di avere comunque in un certo qual modo vivi, palpitanti, presenti, vibranti, fisicamente, magari distanti, ma lì energeticamente tutti voi. E quindi sentivo su di me e dentro di me una responsabilità grandissima. Mi sono detta, mio Dio, cioè tornare dopo più di 20 anni al Leggio a dare la mia voce a un personaggio così amato, con tante aspettative da parte di tutti. E insomma, è stata una bella sfida, non ero spaventata, anzi ero molto eccitata, molto, molto coinvolta, molto emotivamente coinvolta, ecco. Dall'altra parte sentivo dentro di me di avere una responsabilità importante, quindi mi dicevo, io non esco di qui fino a che non sono sicura di aver dato il mio massimo, ecco, questo è quello che posso promettere ai miei fan, che sarò fedele alle loro aspettative. E io sono sicurissima che è andato tutto per il verso giusto.
Beh, le risposte che sono arrivate sono state praticamente al 100% positive e questo mi rende molto, molto felice, più per voi che per me quasi quasi, pensa. Cioè, è una gioia che va al di là di me stessa proprio. Molto bello. Io da fan dico, è bello sentire che comunque i professionisti che lavorano per questi prodotti pensano, ecco, anche al pubblico che poi ne fruirà e si impegnano per far sì, insomma, che non vengano delusi. Trovo sia una cosa di alta professionalità e meravigliosa. È sempre stato il mio must. Sai, io mi sono sempre detta al leggio, sono qui perché amo quello che faccio. Cioè, il momento in cui io dovessi sentirmi qui per altri motivi, che non siano dettati dall'amore e dal desiderio di profondere il talento naturale e poi coltivato, logicamente, che nel corso degli anni mi ha aiutato sicuramente tantissimo. Allora non è più il tempo, si cambia, si fa qualcos'altro. Certo. Ecco, ultimamente invece si sta dedicando ad un suo blog nel quale racconta delle storie tramite delle interviste. Sul mio canale di YouTube che si chiama Jasmine Laurenti e il talk show si chiama The Wavelet Show, questo è il suo nome più aggiornato perché è partito come The JL Show. Poi è diventato The Wavelet Show perché ho deciso di abbracciare la mission dell'acqua e di dedicarle una parte di percorso importante della mia vita che va verso la mia vera mission, vision, cioè quando una persona diventa adulta davvero ed è matura ed è sazia di soddisfazioni professionali e si interroga sui perché grandi grandi della vita, a quel punto se si fa le domande giuste e se si dà delle risposte appropriate, a quel punto si decide di andare verso il mondo. Non ci si limita soltanto a fare un lavoro che ci piaccia, che ci dia soddisfazione, che ci dia reddito, che ci renda popolari, perché il tuo fine ultimo è sì quello di pagare le bollette, ma il mezzo è un mezzo sicuramente più maturo, che è quello di dire, ok, che cosa posso fare di nuovo e di diverso per lasciare di me un'eredità che vada oltre la mia voce, che sia qualcosa di concreto, che si possa abbracciare, che si possa toccare, che possa addirittura entrare nella cultura delle persone, che cambino le loro abitudini quotidiane nei confronti dell'acqua, nei confronti proprio del rispetto che dovremmo avere tutti verso questo elemento che ci dà da vivere e ci fa stare al mondo. Senza acqua noi non esistiamo, non ci siamo più. Il progetto futuro è una cosa di cui non posso ancora parlare prematuro, ma è grandissima. Allora, abbi fiducia in quello che sto facendo perché il mio è un progetto così grande che poi quando si aprirà in tutte le sue declinazioni e lo vedrai con i tuoi occhi, allora dirai wow, è bellissimo e va a toccare tutte le età della vita umana, tutte le età della vita di un individuo per aiutarlo a essere più sensibile nei riguardi dell'argomento acqua e nei riguardi dei valori umani importanti, che poi sono quelli che ci fanno un po' da faro nella nebbia, perché se non abbiamo valori importanti per noi, che ci facciano da punto di riferimento, noi siamo come, sai, siamo come delle boe che non hanno l'ancora gettata sul fondo, cioè siamo un po' sballottati dalle onde delle circostanze e non sappiamo dove andare, non sappiamo che fare di noi stessi, della nostra vita. Ed è un peccato perché la vita è un'esperienza bellissima e perdere tempo a lasciarci sballottare di qua e di là senza una direzione può essere un po' rischioso. Quindi il mio messaggio è: la vita è una, continua a sognare, continua a credere in quello che il cuore ti dice che tu farai da grande, perché alla fine è quello che ti dicevi quando eri bambino e giocavi con la Barbie, con le macchinine, ma quello che tu fantasticavi da bambino è quello che da grande molto probabilmente si trasformerà in realtà se tu crederai in te stesso
e nella tua visione e farai un passo dopo l'altro, magari piccolo, ma un passo dopo l'altro ogni giorno per andare verso l'obiettivo, senza stancarti mai. E questo progetto ti aiuterà anche a ispirarti a fare questo, quindi io ti accompagnerò per mano. Da qui in avanti segui il mio talk show, iscriviti al mio canale YouTube, seguimi ovunque perché sono su tutti i social. È un progetto destinato a diventare grandissimo, ora è piccolino, ma non sarà per sempre così. E allora quando sarà grande tu potrai dire: io c'ero, ho creduto in quella voce, in quella doppiatrice che era solo la mia doppiatrice del cuore, invece poi ho scoperto essere una persona che avrebbe accompagnato per mano anche i miei figli e i miei nipoti verso una vita ricca di senso, di significato. Beh, allora ricordiamoli anche gli indirizzi a cui si può raggiungere, con cui si può raggiungere il sito, il blog, il nome con cui trovare il canale YouTube. Allora, YouTube Jasmine Laurenti, molto semplicemente andate su YouTube, vai su YouTube e sulla barretta con la lentina metti il mio nome e cognome. Fatta. Per quanto riguarda Facebook c'è la pagina che è The, che è l'articolo THE, JL Show, ok? The JL Show, semplicemente The JL Show, e lì mi trovi come vlogger, ma molto presto, non so quantificare il tempo, non so dire quando, ma prestissimo ci sarà un altro vlog che si chiamerà Ondina Wavelet World, conterrà tutte le video interviste che questo personaggio di fantasia che si chiama Ondina Wavelet, che io sto interpretando nella vita quotidiana per parlare dell'acqua, verrà appunto pubblicato e sarà a disposizione di tutti. Molto bene. Okay. Le faccio un'ultima domanda. Sì? Essendo noi una web radio che trasmettono sigle e colonne sonore, chiedo se c'è una sigla che le piace particolarmente e che vorrebbe ascoltare. Tu mi hai rapito il cuore, l'amore. Sicuramente tu mi hai rapito il cuore, l'amore. È una delle canzoni più raffinate, eleganti e ben interpretate che io ho sentito ultimamente. E mi ricordo la prima volta che la sentì, l'ascoltai una cosa tipo una mezza giornata così, ma ad libitum, non finivo più di ascoltarla. È una delle mie preferite sicuramente. Molto bene, allora noi la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi qui su Pianeta B Web Radio. È un grandissimo piacere anche da parte mia essere stata qui con voi, aver condiviso questo tempo e sono certa che avremo ancora molte cose belle da condividere. Non sarò presente al doppiaggio come lo sono stata in passato a ragione del fatto che mi sto dedicando al 100% a questo progetto importantissimo. Teniamoci in contatto così sui social, quindi canale YouTube Jasmine Laurenti, pagina di Facebook The JL Show, Spreaker, anche qui sono su Spreaker, basta andare nell'applicazione, scaricare l'applicazione, cercare Jasmine Laurenti, mi trovate. Sono addirittura su TikTok, ma credo che i miei fan abbiano superato abbondantemente l'età dei fan su questa piattaforma che è scherzosa, insomma, io ci sono più che altro per scherzare e così via. Benissimo, un saluto quindi a Jasmine Laurenti. Un saluto, e un saluto a voi. A tutti i nostri ascoltatori. Grazie Laura, è stato un super piacere. Anche super, per me. Super. E ci ribaciate a tutti, buona serata.